Eccoci qua, lo studio rosso. Significa formula sadica, com'è che avevi detto no, ieri? No, quella è un corollario di formula S. Ma non glielo dire perché poi gli ospiti scappano, hai capito? Ragione. Gli ospiti scappano. Hai ragione, oggi parliamo di ginocchio del calciatore, medicina, cioè delle classiche gambe storte. Tu come sei messo? Io non sono calciatore, quindi, non, vabbè, quindi cioè, so dritto. Giocare, sono un giocatore straordinariamente bravo, ma non ho voluto dare. Basta. No, ho le gambe normali. Facciamo i seri. Allora, sì. Dall'Istituto Neurotraumatologico di Grottaferrata, dove è primario di ortopedia, buongiorno professor Francesco Bove, buongiorno professore. E poi a Valentina Lanzieri, capitano della Lazio, ex azzurra, ci racconterà invece Valentina come si fa a mantenere no, le gambe dritte, sì, non storte. Cioè. Perché per le donne, come dire, rispetto agli uomini è una cosa, no? Dovete stare un po' più attenti, no? Sicuramente. Assolutamente. E allora direi di partire, intanto per renderci un attimo conto di che cosa stiamo parlando, di vedere un RVM di Garrincha, da molti ritenuto, come sappiamo, il miglior giocatore brasiliano, no? Con affiancato dopo Pelé, insomma. Proprio il migliore però tra i migliori. Era subito dopo. Allora, sul campo volava leggero come un angelo nonostante questo piccolo difetto. Allora, andiamo a vedere un attimo. Un difetto, chiamalo piccolo. Tanti nomi e tante storie, ma per la più grande ala destra di sempre bastano solo due sillabe. Mané. Sì, Mané Garrincha. La poliomielite da piccolo gli aveva lasciato una malformazione alle gambe. Ma proprio grazie a quella, Mané riusciva a far impazzire i suoi avversari. Con le sue finte è stato coronato come la più imprevedibile e fantasiosa ala che il calcio mondiale abbia mai conosciuto. I suoi avversari sembravano manichini, semplici comparse convocate per la messa in scena del suo spettacolare estro. E allora, questo era Garrincha, grandissimo giocatore. Garrincha, allora professore, veniamo a noi. Cos'è il ginocchio del calciatore o ginocchio varo, come si dice tecnicamente? Il ginocchio varo è una deformità del ginocchio dovuta alla deviazione dell'asse di femore e tibia. E quindi questa deviazione dell'asse determina un'apertura all'interno tra le ginocchia, determinando la classica forma a uovo, diciamo. E quindi questo è il ginocchio varo. Cosa comporta? Il ginocchio varo determina quindi una deviazione, abbiamo detto una deviazione dell'asse, quindi una differenza dei carichi del femore sul ginocchio, e con una caratteristica particolare che sembra favorire, come abbiamo visto da queste immagini, i calciatori nel dribbling, perché il ginocchio varo sembra dare una maggiore stabilità. Sembra o dà? Beh, questi sono degli studi diciamo scientifici, ovviamente corredati anche di analisi statistiche, ma in effetti poi abbiamo constatato che i calciatori con le ginocchia vare sono quelli che giocano, sono gli attaccanti, e sono quelli dotati di maggiori capacità nel dribbling, perché il ginocchio varo dà una maggiore stabilità. Senti, io quando vedo i modellini qua mi inquieto sempre un po', perché mi sembrano ossa, quindi un po' mi inquieto. Ci puoi fare una dimostrazione di che cos'è il ginocchio varo, di come... Ecco qua, questo è un ginocchio, quindi abbiamo superiormente il femore che si articola con la tibia, e normalmente abbiamo una deviazione della tibia di 5 gradi, mentre quando il ginocchio varo questa deviazione aumenta, determinando una forma di questo genere. Ah, ok. Ovviamente il ginocchio varo è il contrario del ginocchio valgo, quindi delle ginocchia ad X, che sono quelle che portano la tibia verso lateralmente. Ho capito. E ce l'hanno i difensori? No, sto scherzando. No. Non è così. Ma si può combattere contro le gambe storte? Chiamiamolo così. Ecco, qui dobbiamo fare una premessa, sempre parlando dei calciatori, che è stato visto attraverso degli studi che questo ginocchio varo si manifesta intorno dai 16 ai 18 anni, quindi nell'età puberale, ed è dovuta a una maggiore sollecitazione dei muscoli posteriori della gamba e della coscia. Quindi diciamo che questo ginocchio varo si può combattere con la posturologia e con allenamenti diciamo mirati, proprio per poter contrastare in una fase evolutiva la deviazione che si sta manifestando.
Senti Valentina, tu giochi a calcio naturalmente da tanto tempo, come sei riuscita a conservare le gambe così dritte, cioè le ginocchia praticamente diciamo conservate bene? Non ho mai fatto esercizi particolari, penso, non so quel professore, credo che sia, non sia un problema solamente dei calciatori, uno è una patologia che comunque non viene solamente ai sportivi calciatori. Comunque io fin da piccolino ho sempre detto, se le gambe le vedo in asse diverse da quelle che sono, avrei smesso immediatamente. Ho sacrificato tante cose per il calcio, ma le ginocchia storte. Ecco, professore, ci sono dei fattori che favoriscono l'insorgenza del... Ma forse del... un aspetto costituzionale è importante. Quello che dobbiamo considerare è che se nel calcio troviamo un maggior numero di ginocchia bare rispetto... rispetto ad altri atleti, questo forse è dovuto anche a una selezione particolare, cioè le persone che già hanno un ginocchio varo vanno verso questa disciplina sportiva per i motivi che ho detto prima, per la maggiore abilità nel correre e nel dribblare. Quindi ci si nasce, diciamo, col ginocchio varo, non è che giocare a calcio. Però indubbiamente abbiamo visto anche che le sollecitazioni muscolari aumentano nell'età evolutiva, possono determinare una maggiore sollecitazione di una parte delle ginocchia e determinare questa deformità. Ci sono dei sintomi del ginocchio varo? Ma il ginocchio varo, lo vediamo, è un aspetto estetico, quindi fino a che la situazione articolare è compensata non ci sono sintomi particolari. Ovviamente con l'andare del tempo e degli anni questi soggetti sono maggiormente predisposti a una sofferenza di questo comparto interno del ginocchio, perché si capisce che ci sono dei sovraccarichi funzionali, cioè una parte maggiormente sovraccaricata, e quindi può consumarsi prima il menisco e può consumarsi prima anche la cartilagine, dando prima delle rotture meniscali degenerative e poi dei fenomeni artrosici. Ma come mai il ginocchio varo è sempre più visto, diciamo, negli uomini e poco nelle donne? Sì, questo è anche un aspetto morfologico importante. Le donne hanno più le gambe a X, hanno più le gambe, diciamo, che deviano verso l'esterno. È un fatto costituzionale dovuto probabilmente alla maggiore potenza dei muscoli che determinano poi nella crescita questa deviazione. Certo. Allora, non so se noi abbiamo al telefono e diamo il buongiorno a Walter Novellino. Walter, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Buongiorno, voi. Allora, uno di ginocchio, naturalmente dei calciatori che ne sa qualcosa. Quante ne hai viste, Walter, di ginocchio varo, come dice... Direi tanti, io ce l'ho proprio varo vedo. Infatti stavo dicendo, tu come sei messo? Male, perché al di là ho fatto tantissime punture di cortisone, e sono rimasto con un ginocchio molto, ma molto varo, insomma, faccio fatica, a me piace adesso in questo momento correre, e difatti ho finito adesso di correre, faccio molto fatica perché non ho più cartilagine, è diventato ancora più varo di prima, perché al di là che io ce l'avevo già, devo dire che avevo un muscolo della coscia enorme, però certo. Riesco in questo momento a sopperire un attimino le difficoltà che ho della cartilagine, insomma, perché certo, faccio, come ha detto il professore, parecchi allungamenti, parecchie posture per poter correre, se no non ce la farei. Ecco professore, diciamo, una soluzione importante in alcuni casi, quando diciamo non c'è più attività sportiva intensa, ma si vuole dare un senso più deciso a questa deformità, è un intervento chirurgico di osteotomia, cioè esiste un intervento che rimette in asse la tibia e che determina un equilibrio dei carichi. Certo. Ma l'hai fatto, Walter, tu questo intervento? Perché ti sentivo annuire. Me l'hanno sconsigliato perché il mio ginocchio è da protesi e allora non ci sarebbe posto dopo un'eventuale protesi, però... Certo. A livello estetico, perché sai che conta moltissimo l'immagine adesso per noi allenatori, io lo vorrei fare, ecco, io lo vorrei professore, fare ma abbiamo sentito aspettate che Walter ha buttato lì sta battuta, ha detto
una cosa importante, ha detto. Per intenditori, che conta l'immagine per gli allenatori. L'abbiamo capito. È arrivata, Walter, è arrivata. Posso dire che è stato consigliato bene, perché, come lui ha detto, la cartilagine ormai è consumata, quindi anche un riallineamento del ginocchio non gli gioverebbe. Cioè, evidentemente lo doveva fare prima. Lui ha detto che ha fatto parecchie infiltrazioni di cortisone, ma fa bene questo cortisone. Ma il cortisone è un'estrema ratio, perché ormai la cartilagine è consumata, quindi serve per placare l'infiammazione del ginocchio, non certo per combattere il ginocchio varo. Certo. Allora, veniamo al nostro salutiamo Walter, mandandogli un grosso abbraccio. Ciao, grazie, Walter, grazie. Buona giornata. È arrivata la battuta dell'immagine. chi la voleva capire l'ha capita. Abbiamo capito tutti. Un abbraccio a Walter. Ho visto tra l'altro un tweet carino di un nostro amico che faceva riferimento a Garrincha. Abbiamo visto prima il filmato di Garrincha, il più grande di tutti. Effettivamente è uno dei più grandi della storia. Ma qui è il momento di Formula S, sì. Cioè Formula Sadismo. Perché, professore, noi dall'inizio di questa settimana abbiamo inaugurato una nuova rubrica, la rubrica del sì e del no. Le domande ai nostri ospiti, per verificare se sono preparati o no, e se sono stati attenti. Beh. Il premio, nella fattispecie, se la nostra ospite indovinerà, sarà questo modellino. Ce l'hai? Così. Ne hai già uno? No. Questo è il premio. Cioè, se tu indovinerai tutte le domande, ti porterai a casa il premio. Okay. Il professore non lo sapeva, l'ha pagato cifre pazzesche, però ecco, questo è il nostro sadismo, è questo. È allora, il vai. Sì e il no, classico vai. Gioco del sì no, e devi del dire, no. Il professore deve correggere. Il professore dirà se è giusto o meno, a prescindere dall'interesse personale, certo, per il modellino. Allora, vai. Pronti? Non abbiamo la luce, ma tra un po' ci attrezzeremo anche con le luci, le cuffie. Il ginocchio varo comporta l'avvicinamento delle ginocchia, sì o no? No. E vabbè, questa era facile. Tieni il conto. Indovina. Il ginocchio varo è più esposto all'artrosi, sì o no? Sì. Corretto anche questo. Bravissima. E sono 2 su 2. Il ginocchio varo può essere congenito. Non ne abbiamo parlato di questo, in effetti. Dovevi essere anche un po' preparata qua. Sì. Brava. Attenzione che comincia a allontanarsi il modellino, c'è qualche coppa, la metto vicino. Nel ginocchio varo, il menisco esterno è il più sofferente, sì o no? Sì. No, sbagliato. Guarda come è sollevato! Guarda quanto è contento, ma che immagine triste, ma non si può fare così, va bene. Vai. Però ce ne sono altre 3, magari ti diamo metà, ti diamo la tibia, poi scegliamo che cosa. I primi sintomi dolorosi si manifestano all'esterno del ginocchio. No. Corretto, forse la tibia la porta a casa. Hai visto, ha confessato. Vabbè, ho capito, 50 e 50. L'esame clinico è più importante di quello strumentale? Sì. Corretto. Attenzione che si porta a casa la tibia. No, ormai se l'hai portata a casa, no, perché ne manca una. Vabbè, ma se sbaglia, sbaglia due non porta a casa, nemmeno la cartilagine. Anche il crociato gli possiamo dare. Che è verde. Lo possiamo estrarre. Tiriamo fuori il crociato, va bene? Allora... Vai. Il ginocchio, guarda che è importante, ti porti a casa o una tibia o un crociato, che possono sempre essere utili. Pure possiamo dare il goniometro per misurare la deviazione. Il goniometro. Non ha deviazione, però, poverina, c'ho le gambe. No, però controlla, capito? Quello. Non si sa mai, capito? Quando metti la scarpa col tacco per una serata, guarda vedere questo. Ok, vai. L'ultima, il ginocchio varo richiede sempre un trattamento chirurgico. No. È corretto. Ha vinto una tibia, bravissima! Bravissima, si porta a casa una bella tibia, che è una cosa inquietante. Vabbè, ok, professore, distrutto, va bene. Allora, abbiamo parlato prima, professore, della terapia. Che cosa prevede la terapia? Allora, abbiamo detto, in età evolutiva indubbiamente bisogna porre grande attenzione alla preparazione atletica, alla posturologia, bilanciare le forze muscolari, lo stretching non solo dei muscoli agonisti, ma anche quelli antagonisti, quindi bisogna bilanciare sempre, questo in tutti gli sport, gli sforzi muscolari. Se c'è un gruppo muscolare che lavora in più, bisogna bilanciare anche gli altri gruppi muscolari. 20 secondi, tempo riabilitativo. Il tempo riabilitativo serve solo in casi di trauma, quindi bisogna evitare che questa deformità vada avanti fino all'artrosi. Valentina, prima abbiamo parlato del campionato femminile, come tu sai tutte le mattine del mercoledì c'è uno spazio con Luca Pisinic e Katia Serra. Come sta andando il campionato della tua Lazio? Vuoi che parliamo di tibie? Stiamo lavorando sopra. No, benino, però insomma ancora
la strada è lunga, quindi abbiamo modo per risollevarci un pochino. Quindi diciamo che è un benino in questo momento tendente al meno benino. Cioè andrà meglio. Andrà meglio sicuramente. Okay. No, lo dico perché ne abbiamo appena parlato, quindi sembra quasi che... Vabbè, ma d'altronde il campionato femminile è quello che è. E comunque il fatto che esista una società come la Lazio nella Serie A è già qualcosa. Sì. Tu sei di quelle che dice che sarebbe bene accorpare maschi e femmine sotto una stessa egida? Sì, credo che farebbe molto bene al calcio femminile, alla Lazio, perché comunque la polisportiva è la stessa, siamo, non so, 54 sezioni, quindi sarebbe anche giusto magari mettere insieme calcio maschile con calcio femminile. Assolutamente, non nello stesso spogliatoio, ma nello stesso, diciamo, nello stesso settore. Al volo, rischio di recidiva? Ma recidiva, se è una deformità, se si è manifestata. La gamba storta ti tieni? Non è che tornano dritte e poi si riallaga. Vabbè, hai detto, hai chiuso, dicendo. E vabbè, è scritto qua però. Vabbè, okay. Allora, saluta. Bene, grazie ai nostri ospiti. Rimanete ancora un secondo qua, perché non c'entra niente con...